Parte di Davide Novelli, chi vi parla. E da Fabrizio Spanu, buonasera a tutti voi. Un ringraziamento a Giampiero Minuzzo per la parte tecnica. Siamo alla sesta edizione di Invictus da Roma, una serata dedicata a tutte le discipline delle arti marziali. Questa sera invece parleremo espressamente di kickbox. E un match molto interessante tra Samed Meimai, allenato da Giampietro Marceddu, noto tecnico fiorentino, nonché campione internazionale sia di Muay Thai e di kickboxing di K1, un palmarès per questo giovane insegnante di tutto rispetto. Stasera si vede opposto a un atleta invece locale, quindi romano, Tariq Lombardi, allenato da Alessio Smeriglio della Pro Fighting di Roma, in un match di K1. Nel frattempo vedete appunto Meimai. E Smeriglio vanta 12 successi. Smeriglio, sì, l'allenatore appunto di Tariq Lombardi. Esatto, no, volevo dire Tariq Lombardi vanta 12 successi, di cui 4 da dilettante, mentre sono 10 i successi per Samed Meimai. Questo è Tariq Lombardi. Ed è una serata che organizza Riccardo Conan Lecca, che vedremo tra l'altro su questo ring nel corso della serata che stiamo per commentarvi. Riccardo Lecca è già pugile professionista. Sì, già pugile professionista, un professionista anche della kick, ed è uno degli atleti emergenti del panorama della capitale. Sì, oserei dire anche a livello internazionale. Combatterà tra l'altro in un futuro non troppo lontano anche in un gala olandese, quindi oserei dire proprio una certezza anche internazionale. Atleta già ben strutturato e fatto, quindi sicuramente da seguire. Ora anche insegnante a tempo pieno con la sua palestra proprio Invictus, quindi un marchio di fabbrica sia come organizzatore, come atleta e anche come poi insegnante. E quindi in bocca al lupo a Lecca, sia per quanto riguarda la carriera agonistica che per quella di organizzatore. Per il momento una serata che vede la risposta di pubblico notevole. Arbitro dell'incontro Raffaele Claudio Aveni, già arbitro internazionale, ormai anche lui una certezza per tutti i gala della federazione. Lo abbiamo visto nei più disparati gala, appunto, sia a livello nazionale, internazionale e locale. Nel frattempo vediamo all'angolo rosso Tariq Lombardi, angolo blu Samed Meimai. Un match interessante perché ho visto poco, a dire il vero, nell'ultimo periodo Tariq combattere. Meimai è atleta molto ben impostato, è un match campione italiano Muay Thai, sì, tra l'altro, quindi per 2 anni. Un atleta molto molto valido, un confronto a mio parere che potrà lasciare aperte delle sorprese. 21 anni Samed Meimai, 23 invece Tariq Lombardi. Tariq Lombardi, pantaloncini neri, i guanti rossi, angolo rosso per lui, pantaloncini bianchi con banda nera invece per Samed Meimai. 3 le riprese per 3 minuti, è iniziato il match subito. Meimai in avanti, cerca di opporsi molto bene tra l'altro Tariq Lombardi con colpi diretti. Molto solido Meimai con questo middle kick e questo destro, partito subito all'attacco l'atleta allenato da Marceddu. Correttezza sempre e comunque in questi match. Tariq è un atleta ottimo anche dal punto di vista del pugilato, della scherma pugilistica. Sta ora cercando di arginare però i tentativi di attacco molto potenti di Meimai con questo bello kick, e ora questo tentativo di high kick esce sulle corde e chiude in clinch ora Lombardi. Davvero una partenza fulminea per Meimai. Sempre costantemente all'attacco e buone le combinazioni sopra e sotto. Adesso si scatena anche Tariq Lombardi. E fa capire che anche lui è nel match, infatti sta rispondendo colpo colpo. Entra bene destro. Con il destro. Ha avuto un gesto Meimai come per dire sì, ok, bravo, riprovaci. E fa bene Marceddu a dire al suo atleta di stare attento.
ed è il centrato destro ora. Il destro ancora una volta, questo lo ha accusato, lo ha accusato, e adesso ancora il terzo destro spedisce al tappeto, ginocchio a terra Samed Memai, che viene giustamente contato dall'arbitro perché vediamo lo zigomo gonfio. Conteggio pesante questo a pochi secondi, oserei dire, della prima ripresa, forse è passato un minuto e mezzo, quindi importante comunque l'azione di Tariq Lombardi, preciso Tariq Lombardi, il suo destro. Sì, ha trovato la strada, ha provato il primo, il secondo assegno e con il terzo spedito al tappeto. Ha messo una bella ipoteca almeno su questa prima ripresa. Però Memai si dimostra ottimo incassatore, ha ripreso subito ad attaccare Lombardi. Abbassa pericolosamente le braccia quando calcia, e questo è un qualcosa da cercare di correggere nel corso di questo match, perché è proprio in un'azione, diciamo in controtempo, che Tariq è riuscito a sorprenderlo. Anche la testa di Tariq tende ad alzarsi quando incassa colpi, nuovamente ancora a segno Lombardi, e questo è il colpo, l'arma vincente di questo match evidentemente, il colpo che forse non riesce a vedere Memai, e quindi entra bene centrato, però ora anche Lombardi, sì, da un bellissimo destro di Memai si infiamma il match. All'angolo e il low kick di Tariq Lombardi pericolosamente centrale. E si chiude questo primo round, un primo round ovviamente per Tariq Lombardi, anche in virtù del conteggio. Memai ha comunque attaccato, cercato anche lui un'iniziativa vincente, molto duro, partito da subito forte Memai, poi è andato a scontrarsi su questi ripetuti destri. Sì, per la verità ne ha subiti quattro con lo stesso schema, la stessa dinamica, tutti in questa ripresa. E quindi segno che la bravura di Tariq Lombardi ha incontrato però la disattenzione di Samed Memai, perché dopo il primo e il secondo ovviamente è buon senso trovare anche il sistema per proteggersi, perché come vedete ha questo bellissimo diretto destro Lombardi. È sulle azioni di incontro che deve fare attenzione, a mio parere, proprio Memai, perché sì, anche Lombardi per la verità, sì, deve, certo, stare attento sulle, sono quelle le azioni d'incontro che possono proprio cambiare volto al match. Prova sempre con i calci low e middle kick Memai, prova con il gancio sinistro. È buona anche però la ginocchiata da parte di Tariq Lombardi in chiusura di azione. Buona l'azione, sì, di Memai. Un po' di spettacolo, eviterei fosse lui questi calci saltati, più che altro perché sono molto spettacolari ma poco redditizi in termini proprio di punteggio, e spesse volte stancano comunque, infatti non è facile tirarli. Chiaro che possono anche essere dei colpi risolutivi, quindi per carità, fa bene a provarli, ma se vede che non entrano credo che debba puntare più su un qualcosa di semplice e efficace. Sentiamo come Marciadu chiede proprio di cercare di impostare il proprio ritmo, lavorare anche con i ganci. Il tatuaggio che Memai ha sulla schiena è lo stem che fa parte della bandiera albanese. Ora il diretto stavolta corto però a segno di Tariq Lombardi, prova a trovare la strada avanzando Memai, poi due ginocchiate di Lombardi, comunque è un mastino Samed Memai, va sempre avanti. Certo, non è carente di cuore, però deve stare attento a questi colpi incrociati di Lombardi. Sì, un ottimo carattere quello dell'atleta albanese, veramente duro, e comunque c'è sempre cercando di fare l'azione, di venire avanti. Incassa ora un bel destro Lombardi. Ancora a segno Memai. Esce dal lato sul destro dell'avversario pericolosamente, tra l'altro
Lombardi. Per tutti i telespettatori, Davide, spieghiamo che ovviamente quando ci troviamo davanti un pugile destro è sempre buona norma girare sul pugno più debole, almeno come base ovviamente. Chiaro. Non andare a scontrarsi sul lato cieco dove poi andremo a impattare il destro. E Vangelo. Il destro, anche se non è riuscito più a farlo saettare in modo completo, Lombardi. E si chiude anche questo secondo round. Un secondo round sì, per Memai, io credo. Io vedo un secondo round sicuramente più equilibrato, in vantaggio però ancora, a mio parere, Lombardi. Ricordiamo, ha subito Memai un conteggio nel corso del primo round. Un terzo round che però potrebbe forse mettere questo match in discussione, togliere ogni dubbio assolutamente, e magari riportarlo anche dalla parte di Memai, che sembra comunque essersi ripreso alla grande da quel conteggio. Staremo a vedere. È la terza ed ultima ripresa. Prova calcio frontale Memai dall'angolo di Tarik Lombardi, l'invito a restare al centro ring, quindi a disciplinare il match, in questo caso la ripresa. Va a vuoto Lombardi con l'high kick e poi va troppo a distanza. Prova con questo calcio girato, Memai non trova Lombardi. Prima ripresa timida, almeno in avvio, perché evidentemente i due sanno che è determinante e non vogliono concedere nulla. Però deve uscire dalle corde, sì. E ancora il destro che va a segno. Deve uscire dalle corde Lombardi, ci è riuscito bene anche venendo in avanti in attacco, nuovamente bene a segno il destro che arriva parzialmente sulla nuca, sul capo, oserei dire, di Memai. Chiede più ordine Marceddu al suo atleta. Bello la kick. Siamo a metà, gli dice l'angolo di Memai. Ovviamente sta istruendo passo passo quello che deve fare il proprio assistito, il frontale a spazzare lontano Memai. E sai, ci sono atleti che preferiscono avere un approccio di questo tipo con i propri allenatori, quindi un dialogo continuo, quasi a rassicurare e a guidare, mentre altri preferiscono essere istruiti. Come se diciamo, fosse istruiti. Dentro le corde anche sì, l'allenatore. Sono due approcci differenti, personalmente non credo che uno sia migliore dell'altro. Bisogna solo capire ovviamente quale dei due funziona per il proprio atleta. Dunque bravo, sino a questo momento Memai molto molto attivo. Anche più attivo in questa terza ripresa, fino a questa fase. Credo che Lombardi debba fare qualcosa in più. E sta andando in passivo ora Lombardi, comunque come tipo di atteggiamento, quantomeno cerca di lavorare di rimessa, però l'azione la cerca di impostare sempre Memai, però ora buona l'azione anche di Lombardi che è partito bene con il middle kick. Si chiude il romano. Lavora bene il clinch e cerca ora di rimettere con un bel gancio, ma è bella anche la ginocchiata saltata di Memai e si chiude anche questa terza ripresa, questo match. E il dilemma però rimane. Verrà sciolto soltanto dai giudici. E continuiamo in questa bellissima serata in attesa di sapere il vincitore, di conoscere di questo primo match, ed è all'angolo rosso Paola Cappucci, allenata da Domenico Catalano, che vedete al suo angolo. Eccola qui, questa rossa romana della polisportiva Action, 31 vittorie, 14 sconfitte, 2 pari, quindi un 45 in totale, che la dice lunga sulle potenzialità di questa atleta.
titolo intercontinentale Waco Pro 2010 e 2011. E qui abbiamo Irene Martens, angolo blu, bolognese. Lavora nel settore della sanità, è allenata da Roberto Stefani, 22 successi, 4 sconfitte, 2 pareggi, specialità K1. Vanta un titolo italiano seconda serie di Muay Thai nel 2011. E dicevo che è un ottimo incontro perché la Cappucci è già professionista rodata, combattuto contro atleti di altissimo livello, a livello sia nazionale che internazionale. Dall'altro lato la Mertens è un atleta molto molto dura, quindi interessante proprio questo confronto a mio parere. È iniziato intanto il match, ma diamo conto a breve del risultato del match precedente. Sì, c'è stato ovviamente, come avete potuto vedere, un problema tecnico, quindi stiamo ancora elaborando il risultato. È un bel match comunque anche questo tra due atlete. Come vedete le ragazze sono spesse volte addirittura impostate meglio a volte dei ragazzi, proprio perché sono fredde e riescono a portare dei colpi molto puliti. Le donne sono assolutamente, perché lo dicono tutti gli allenatori, più serie degli uomini. Si dedicano con... Sul ring almeno. Sul ring, chiaro. Direi anche fuori a volte, dai, non scherziamo, sì, per carità. No, parlavo ovviamente di quello che sono sport da ring. Sono assolutamente molto molto serie e hanno una dedizione maggiore rispetto agli uomini. Sì, quando trovano, è vero, anche da allenatore lo confermo, in passato quando ho avuto delle atlete, al momento in cui decidevano di praticare con assiduità, riuscivano veramente ad essere più costanti e dedicate all'obiettivo dei ragazzi magari. E questo è un qualcosa da tenere di conto, proprio perché il movimento femminile è comunque sempre in rapida ascesa. E vediamo intanto, abbiamo visto la Martens andare a segno con bei diretti. Intanto fisicamente anche molto molto preparate entrambe, molto asciutte, longiline, quindi una ottima struttura. Bella la guardia della Cappucci e altrettanto importante l'impostazione della Martens. Prova l'1-2 la Martens e va a segno. 1-2 da fuori, usa le distanze, chiudi, vai avanti tu. Inizia da tu, eh. Ancora prova ad anticipare con il sinistro Paola Cappucci. Ed è duro ora lo scambio tra le due atlete. Ha accusato un colpo, la Cappucci viene portata all'angolo neutro. Vediamo se c'è stato un taglio. Il medico che va a controllare questo piccolo taglio sull'arcata sopraccigliare sinistra della Cappucci, che è particolarmente sofferente, ma non per il taglio ovviamente, perché è una delle parti molto molto dolorose. Credo che sia stata colpita non con un pugno, forse con una ginocchiata. Quindi il dolore è certamente intenso. E sono secondi preziosi questi che permettono comunque di recuperare. Subito, sinistro a destro, cerca di reagire Paola Cappucci, che dopo la piccola ferita si sente ovviamente in inferiorità, quindi sta vuole cercando ovviamente sì di recuperare per reagire, e a tratti ci riesce cercando di piazzare anche dei buoni colpi, poi viene fermata dall'arbitro e adesso dal gong. Prima ripresa comunque molto molto combattuta tra le due atlete. Un match interessante, qui vediamo l'angolo di Stefani. Il catalano che intanto cerca ovviamente di chiudere, di lavorare sul taglio anche della sua atleta.
Sì, perché quello diventa ormai un punto debole, certamente la Martens cercherà di continuare a colpire proprio in quel punto. Vediamo questo secondo round, il primo è stato di altissimo livello, grandi ritmi e grandi colpi da due atlete che hanno una statura abbastanza simile, un allungo al quale la Cappucci cerca di opporsi, quello della Martens è forse qualche centimetro in più, ma riesce spesso la Cappucci a incrociare i colpi, quindi andare a segno. Martens che lavora anche con low kick, e poi ovviamente sono scontri violenti perché quasi tutti di incontro. Vediamo come il taglio della Cappucci sia ancora aperto, comunque un po' più sistemato sicuramente. Speriamo che non ci siano problemi nel proseguio del match per lei. E sentiamo anche il pubblico si prodiga in giudizi tecnici. Beh, poco tecnico ovviamente quel giudizio che noi abbiamo sentito, non so se anche a casa. Ma sempre no. Valido. Sì, è chiaro, è lo scopo in fondo di questa disciplina. E vediamo anche adesso un po' di sangue dal naso, sì, permette anche di recuperare un po' l'energia alla Cappucci, che lamenta ancora un pochino forse il taglio, ma sembra tutto essere sotto controllo. Marco Pacor, l'arbitro dell'incontro, nel frattempo, anche lui è un arbitro di grande spessore, molto molto esperto, arbitro Waco Pro da molti anni, internazionale. E l'high kick della Cappucci. E risponde bene però la Martens, che mette pressione, ed è un match che si sta accendendo. Finalmente partono forte le due. La Martens sembra ora prendere un pochino più l'iniziativa. Atlete magnifiche. Sì, decisamente. Anche la Cappucci ora ristabilisce un attimo la parità. Bel gancio della Cappucci che chiude all'angolo la Martens. Si sta infiammando il match, risulta anche un po' più disordinato, però sono scambi che vedete veramente duri, e ci è arrivato comunque conferma. Il match che avete visto poc'anzi è stato vinto da Tariq Lombardi ai punti contro comunque un ostico Samed Meimai. C'era stato un problema tecnico per cui non abbiamo potuto mostrarvi le immagini, i dubbi erano c'erano pochi dubbi a riguardo. Comunque ecco, l'importante è aver dato il risultato che a noi sembrava scontato, ma soltanto il verdetto ufficiale che deve essere preso in considerazione, quindi vittoria dell'ottimo Tariq Lombardi, sì, della Pro Fighting Roma, allenato da Alessio Smeriglio. Nel frattempo vediamo ancora la Cappucci bene con il low kick a tagliare la gamba, se così vogliamo dire, togliere l'appoggio. Invece è sembrata la Martens. Martens che è anche stanca, la Lombardi a volte, ecco, procurare delle piccole ferite a un avversario può essere letale, nel senso che poi fa scattare una reazione, un coraggio che prima non veniva fuori. E la Lombardi, a mio giudizio, si è aggiudicata questa seconda ripresa. Ecco qui la Martens, comunque fresca, molto vigile, guardate come segue con grande attenzione le istruzioni del proprio maestro. Siamo al terzo e ultimo round. La serata calda, qui si va a lavorare ancora sul taglio, lavoro da Catman, e comunque più che un taglio è veramente un graffio. Nulla di preoccupante per la Lombardi. Fuori i secondi. Ti ricordiamo, una grandissima esperienza di ring. Terza e ultima ripresa. E parte forte subito la Cappucci, cerca di mettere tanta pressione con le braccia. Risponde bene la Martens, durissima questa atleta, comunque veramente instancabile.
la Capucci cerca sempre di arrivare a una distanza comunque media, non parte quasi mai troppo da lontano con le braccia, cerca proprio di andare quasi sul sicuro con le braccia. Va bene, molto, sì, va bene, perché ovviamente è conscia di doversi avvicinare un po' di più rispetto, e si toccano le due teste, un po' di più rispetto alla Martens. C'è stato questo contatto tra le teste e c'è, e c'è il un taglio, taglio, e c'è un taglio, speriamo per la Martens che non pregiudichi l'esito del match, un match comunque bellissimo, disputato veramente al top dalle due atlete. Chiaro che una ferita del genere, se non viene tamponata, non mi dovete fare impressionare comunque dal versamento di sangue. Assolutamente. Perché, la testa è ovviamente irrorata più di qualsiasi altra parte del corpo. Inoltre, un atleta che è in movimento ha pulsazioni molto alte, quindi parliamo di un sangue che ha una pressione elevata, quindi, quindi basta veramente un piccolissimo taglietto proprio per far sgorgare sangue come se. Ed è bello ora la kick però della Capucci, anche parzialmente a segno. E continua a pressare la Capucci, bello il destro, momento favorevole per lei. Chiudono in clinch, è un match comunque difficile per entrambe perché la Martens non fa un passo indietro, la Capucci cerca sempre l'iniziativa e a viso aperto affronta questo incontro, quindi con un grande stile e carattere, è veramente un bel match. Entriamo ora negli ultimi secondi, buono relo kick di rimessa e anche il front kick a stoppare e a spinger via la Martens. Si sta per chiudere questo bellissimo match tra le due atlete. Come vedete il taglio della Martens non sanguina praticamente più. Ancora bloccato. C'è grande agonismo. Agonismo tra le due. Sì. Un match di una intensità incredibile. Bellissimo il destro saltato accusato, della Capucci. Accusato dalla Martens che reagisce con grande temperamento. E grande automatismi, consentimi di dire, veramente. Sì, sì. Quando si incassa un colpo la cosa che si cerca sempre di insegnare agli ragazzi è quella di rimetterne sempre due, proprio per non andare mai in passivo. Quindi ovviamente si può e si incassano i colpi, ma ovviamente per uno preso ne dai due, è chiaro che il bilancio è per te in positivo. E dai anche un'impressione di solidità ai giudici proprio. Ci sta riuscendo bene la Martens, però la Capucci a mio parere sta facendo comunque un volume maggiore di colpi a segno, benché ne lavori tantissime anche la Martens. Ora vediamo il sangue che scorre purtroppo anche sul volto della Capucci, crea anche un po' di fastidio, è chiaro, ma siamo praticamente a fine match. Il destro della Martens, l'arbitro interrompe per un ulteriore controllo, sì, porta la Capucci nell'angolo neutro, vediamo che ha anche un ponfo, un rigonfiamento proprio, sì, sulla parte alta, probabilmente il punto di contatto della testata testa precedente, quella che ha aperto quel piccolo taglio. Ma mancano veramente pochissimi secondi, sì, quindi il match è concluso, esatto. Ultimi scontri tra queste due guerriere. Si sono affrontate veramente a viso aperto, un match durissimo. Qualcosa in più io lo vedo per la Capucci, però mi è piaciuta tantissimo anche la Martens, è veramente un bel match tra due grandi atlete che ben rappresentano queste discipline. Assolutamente, assolutamente d'accordo Fabrizio. Qui il verdetto lo abbiamo, per fortuna. Vince questo incontro ai punti. Ai punti. E vince la selezione. E vince la Capucci, campionessa Elite, quindi la Capucci per con la il cuore KBMS. Cuore e carattere è una caratteristica fondamentale. E passiamo al main event. La padrona di questa casa, possiamo dirlo? Possiamo Riccardo dirlo. Lecca sulla sinistra.
E sentiamo Raffaele Claudio Aveni. E alla destra invece del teleschermo, ora non più destra bensì sinistra, Bruno Franchi. Franchi allenato dal maestro Corelli, parte subito fortissimo Lecca e risponde bene con questa ginocchiata. Franchi, ricordiamo, Franchi, sì, che è nativo di Cattolica, allenato da Fabio Corelli, un personaggio di cui ormai abbiamo già parlato tantissime volte, non possiamo spendere che delle ottime parole, perché oltre 150 match al suo attivo, di recente anche campione, se vogliamo, comunque atleta di ottimo livello a livello proprio tecnico nelle MMA, sta tuttora combattendo attivamente all'interno della sua scuderia, tanti atleti di ottimo livello, una delle mie favorite anche Annalisa Nofier Bucci, la migliore italiana a mio parere nel panorama internazionale italiano delle mixed martial arts, e Franchi è già un campione rodato. E adesso Riccardo Lecca però ha incontrato il destro di Bruno Franchi, che vanta 59 successi, 19 sconfitte. E Riccardo si è messo nuovamente in gioco con questo match con un atleta non facile, tutt'altro, atleta molto duro come Franchi, più alto di lui, quindi come vedete sta lavorando strategicamente bene Riccardo, cercando ovviamente di accorciare la distanza per lavorare il suo pugilato, non vuole far lavorare e prendere l'iniziativa a Franchi. Pensate alla difficoltà di Riccardo Lecca, professionista del pugilato, viene ovviamente da questa disciplina ed è tuttora in attività nella box. In questa disciplina vanta 29 successi, 4 sconfitte e un pareggio. Palmares pugilistico professionistico è più breve, anche perché è arrivato successivamente, però pensate alla difficoltà per un pugile professionista riuscire a rientrare come mentalità soprattutto nella disciplina d'origine, per poi successivamente chiudere la porta e riaprirla per il pugilato. È chiaro che bisogna automatizzare, lavorare veramente per periodi ben definiti, solamente una disciplina, perché come dicevi tu, magari si preparano per 2 mesi un match di pugilato, dopodiché devi lavorare con braccia e gambe, anche se si vede a mio parere comunque che Riccardo ha più questo tipo di impostazione recentemente, perché sta utilizzando una guardia decisamente chiusa pugilistica, centrato ora adesso, da un bel destro di Franchi, che per un attimo ci ha fatto temere per Riccardo, invece è rimasto benissimo in piedi. Probabilmente se non doveva pensare alle gambe, quel destro non l'avrebbe preso. Assolutamente d'accordo, ma Franchi è stato bravissimo e ora viene sbilanciato all'indietro. Ottima precisione di Bruno, che riesce a centrare bene Riccardo nel corso di questa prima ripresa. Braccia molto lunghe per Bruno Franchi. Tra l'altro Bruno è anche un ottimo kicker, riesce a calciare anche molto molto bene. Bellissima struttura. L'unico pecca che abbiamo trovato a Bruno è proprio quella della guardia. Spesse volte si fa trovare con la testa decisamente alta, le braccia basse, in cassa di colpi durissimi. È stato punito a volte, ma veramente nel corso dei suoi match è stato sempre molto coraggioso, un incassatore e uno striker di livello. All'angolo intanto di Bruno Franchi vediamo anche Domenico Catalano, che fa squadra con Corelli, mentre Emanuele Raini, uno dei due fratelli Raini, altri due fighter di razza, all'angolo di Riccardo Lecca insieme a Khalid Masum, altro insegnante di MMA e K1 del Renbukai di Cecina, che è sceso appositamente a Roma per stare all'angolo di Riccardo. E inizia anche a calciare Riccardo, risponde ora bene Franchi dalla distanza, vedete come i colpi di Riccardo purtroppo siano più corti, quindi cerca di accorciare con queste azioni in mezzo passo. Sono più corti perché è più corto lui purtroppo. E cerca quindi di accorciare proprio con questi saltelli, facendo proprio perno sul piede per entrare nella guardia di Franchi e poi riuscire ovviamente per non essere centrato. È importante mantenere questo atteggiamento da parte di Riccardo, vedete proprio movimenti anche di tronco, dei leggeri movimenti proprio per non dare riferimenti a Franchi. E non è la prima volta che Riccardo incontra atleti così alti. Ricordiamo come in passato vinse per KO contro Damuri, altro atleta di livello della Pro Fighting Santeram, quella volta fu centrato da un bel diretto, ricordo proprio da Riccardo, ma è chiaro che sono colpi che possono uscire, ma non sono la regola quando si combatte con atleti più
più alti. Atleti che si trovano sui 70 kg all'incirca. Qui siamo, se non sbaglio, 72.500, sì, più o meno lì, quindi è una categoria a mio parere eccellente sia per quel che riguarda la tecnica che la potenza. Non sono atleti troppo veloci, ma non sono nemmeno troppo grossi proprio atleticamente, per cui c'è un ottimo compromesso. Doppio sinistro e poi destro per Riccardo Lecca. E avete visto come si è abbassata però la testa pericolosamente di Riccardo, e come ha cercato di abbassarla invece intelligentemente Bruno Franchi per tentare la ginocchiata. Rischia. Ed è buono anche ora il tentativo di replica di Franchi. Bellissimo il middle kick ora di Franchi, che si chiude all'angolo e lavora ora il pugilato Lecca con questo tentativo proprio di braccia. Sembrava essere partita per una ripetuta di colpi su Franchi, che è rimasto lì, incassato benissimo un paio di colpi ed è uscito. È bravo a non farsi trovare Riccardo in questa circostanza. Sì, anche se la ginocchiata era partita da lontano e per un attimo aveva come afferrato la gamba di Franchi. Abbiamo segnato sul costato destro Riccardo Lecca. Centrato bene ora Franchi da questo gancio di Lecca. Cerca ora anche la ginocchia saltata. Nuovamente all'angolo ora Franchi, fa bene a cercare di uscire, non si deve far inquadrare. E c'entra ora con questo bel jab. Anticipa, lo ha sentito Riccardo. Lo ha sentito e posso dire, per fortuna è arrivata la campana. Momento di grande difficoltà per Riccardo Lecca. Era arrivato uno scambio a viso aperto. Riccardo, col cuore che ha, ovviamente non si era tirato indietro. Ha cercato di scambiare a viso aperto. In quella situazione anch'io penso che poteva avere la peggio, proprio perché aveva incassato prima un colpo, un bel jab che gli aveva veramente girato la testa dall'altro lato. Era rimasto comunque lì. È da lui comunque accettare questo tipo di sfide. Vediamo quest'ultima ripresa. E partono subito. Afferra la gamba per un istante, ma si lamenta per un attimo. Sì, si lamenta per un attimo Bruno Franchi, ma è l'arbitro che deve pensare a redarguire Riccardo. Non credo che sia il caso di partire con un forse richiamo sì, ufficiale. No, credo di no, perché comunque no. sia. E invece sì. Non c'è stato. È una sorta di che stava assumendo l'arbitro, sì. Sembrava quasi come se volesse comunicare invece con no. i giudici. È un avvertimento verbale, ovviamente credo che sarà l'ultimo in tal senso, anche se non ha causato un danno effettivo a Franchi. È vero pure che però bisogna mollare immediatamente la gamba e colpire. E vedete proprio come ci sia una differenza stilistica proprio tra i due, anche per quel che riguarda il pugilato. Ora anche Franchi cerca di scendere sul territorio di Riccardo, quindi lavorando un po' più con le finte di tronco per andare a scambiare, però viso decisamente alto, e qui a mio parere incassa qualcosa di troppo poi Franchi quando si va a scambiare in questo tipo di azione. Invece più esplosive le ginocchia di Franchi rispetto ai colpi di gambe di Lecca. Mi sembra comunque che Franchi sia più kickboxer di Riccardo Lecca, almeno in questa circostanza. Telefonatissimo questo low kick, viene bloccato da Lecca, ma riesce a combinare bene poi con le braccia. È bellissima anche la ginocchiata ora di Franchi. Ancora una volta ha afferrato la gamba e vediamo, questa volta invece non viene probabilmente perdonato. Non so, credo, non ho capito bene, ma sembrava quasi un richiamo ufficiale. No, così non è stato. Invece comunque così non è stato, perché ho visto l'arbitro con... È chiaro che bisogna saper gestire certe situazioni, non è facile. Mano destra alta. Sì. Sta cercando di gestire ovviamente il match da parte di entrambi gli atleti. Centrato ora Franchi da questo bel jab, si difende come può ora sopra e sotto. Bravo Riccardo Franchi, ma esce bene dalle corde. Grande carattere per l'atleta di Fabio Corelli, e Bruno è un fighter e lo sta dimostrando a tutti gli effetti. Non fa un passo indietro sugli attacchi comunque di Riccardo, che ora sembra aver preso un po' più di sicurezza in questa ripresa.
Vediamo se c'è stato un taglio ora all'angolo neutro. Vedo per del controllare sangue, sì, da parte dall'angolo di Bruno. Al naso. Nulla di preoccupante. C'è del sangue anche sul labbro di Riccardo Lecca. E ora è partito veramente lo scambio, a mio parere proprio duro a viso aperto, come avete visto stanno saltando un po' gli schemi. La guardia di Franchi è visibilmente più bassa, Riccardo anche va a scambiare senza praticamente guardia in certi frangenti, ora si reimposta un po' il tutto. Buona la schivata. La schivata, sì, di Riccardo Lecco, che poi rientra nel migliore dei modi. E si chiude anche questo round, un round a mio parere più verso Lecca, perché comunque ha lavorato meglio, ma la strada è ancora lunga. Franchi è comunque ottimo atleta e risposto colpo su colpo, più completo dal punto di vista della kickboxing fino a questo momento. Franchi ha lavorato meglio secondo me le combinazioni di gambe e braccia, mentre Lecca è stato un po' monocorde cercando di lavorare soprattutto il pugilato, che è quell'arma che a mio parere ha in più rispetto all'atleta di Cattolica. Vediamo Corelli e Catalano che vanno a parlare con l'atleta, qui abbiamo invece Riccardo. Allora vediamo questa quarta ripresa. Ci si concluderà la quinta sopra e sotto, quindi è una strada ancora abbastanza lunga. Il dispendio energetico quando si utilizzano gambe e braccia, adesso è un bel gancio e diretto da parte di Franchi. Quindi arrivare alla quinta ripresa non bellissima è cosa... ginocchiata, sì, ora che è andata a segno sul volto di Riccardo. Ora in cassa un altro colpo durissimo, ancora a segno con la ginocchiata Franchi. C'è un taglio, c'è un taglio, credo che il ginocchio abbia aperto un taglio sulla palpebra proprio, sì, di Lecca. E vediamo, finisce qui il match, perché da come ha scosso il capo il medico, credo che, perché il problema è quando c'è un taglio sulla palpebra, anche se è piccolo, è considerato troppo pericoloso, quindi il match non può andare avanti. Diverso invece quando il taglio è sull'arcata sopraccigliare o sulla fronte, oppure sulla fronte, si lamenta Riccardo Lecca e lo capiamo, sì, perché è sconsolato, non può fare altrimenti, però non può fare altrimenti, sulla palpebra va interrotto all'istante. Quindi ha fatto bene il medico e ovviamente anche l'arbitro a interrompere il match. Riccardo non deve rammaricarsene, sono cose che possono capitare. Ecco, vedete, appunto, il taglio c'è anche abbastanza, c'è, non vedo da qui ovviamente, non siete se è profondo, ma sicuramente esteso. Se anche fosse 3 mm è considerato un punto troppo pericoloso, e quindi fa bene a interrompere anche il medico. da rimarginare. Un bel match comunque tra i due, disputato a viso aperto senza fare un passo indietro da parte di entrambi gli atleti. Credo che la quarta e le quinte ripresa sarebbero state entusiasmanti, purtroppo per ora non avremo modo di vederle, speriamo in un futuro rematch tra i due. Grande comunque prova da parte di Bruno Franchi, che si conferma ancora un campione degno di nota, e altrettanto valida la prova di Riccardo, che conferma le sue qualità da kickboxer e da pugile. E adesso un altro match, o meglio l'ultimo della serata di questo Invictus 6, con Jaud El-Biary, che è un nome famoso, contro Gabriele Casella. Gabriele Casella, romano, allenato dai maestri Massimo e Paolo Liberati della palestra Body Fight, esatto, mentre El-Biary da Khalid Mazoum Mazoum di Cecina, esattamente, originario del Marocco. Questo è un pro forma, questo ovviamente, questo verdetto. E dicevamo di El-Biary, marocchino, 33 anni,
33 anni per lui, molto più giovane invece Gabriele Casella, che vanta 22 successi con 3 sconfitte. Dei successi 8 sono stati raggiunti con un KO, quindi è un fighter da tenere d'occhio. Sono 36 vittorie per Elbiari. Elbiari di queste 32 sì, per KO. Intanto vediamo Casella, è un nome anche Casella da tenere d'occhio, perché atleta giovane, sta crescendo anche proprio in termini fisici e di peso. L'abbiamo visto in altri match, a volte veramente scarico, con difficoltà a raggiungere un peso più basso. Stasera combatte in una categoria a lui congeniale con Elbiari, che è un atleta altrettanto duro e fisicamente preparato. Lo vedrete a breve fare l'ingresso sul ring. Casella, quando è in forma, a mio parere è veramente tra i migliori atleti, bella, che abbiamo. Sì, bella struttura fisica, poi molto longilineo, colpi duri, ha un'ottima box, delle fiammate proprio offensive, mentre Elbiari è un puma a tutti gli effetti, proprio un atleta esplosivo, degli ottimi calci, specialista di Thai box, Muay Thai e K1, un atleta come tutti i marocchini dallo spirito indomito. Vediamo ora fare il suo ingresso. Esce dal lato che preferisce per aumentare il pathos e l'attenzione nei suoi confronti, Jodel Biarri, mentre Gabriele Casella lo attende all'interno delle 16 corde. E non potrebbe essere che marocchino, tratti somatici inequivocabili. Anche per lui comunque una struttura fisica eccellente. Sì, una muscolarità, proprio una struttura importante. Casella è più longilineo come struttura, adesso poi vedrete anche sul ring, già conosciamo questo atleta, per questo ve ne parliamo in questi termini, perché già abbiamo avuto modo di vederlo più volte combattere. Atleta sempre duro, sempre all'attacco, e questo a mio parere è un pregio in questo tipo di match, proprio perché sono due atleti molto forti fisicamente, due attaccanti, e quindi a mio parere l'allungo di Casella è qualcosa che ha un peso in questo match. Tornando alla forma fisica di Elbiari, sì, preparatissimo, preparato a lungo, non soltanto per questo match ma proprio per raggiungere un vertice di rendimento. E anche Casella, sì, altrettanto ben preparato, struttura importante per lui, longilineo, quindi atleta velenoso con le ginocchia e con le gambe, un ottimo anche a lungo, vedete proprio anche le braccia, quindi sono tutti tratti che fanno capire il tipo di atleta che andiamo a commentare e a proporvi. Al suo angolo, come vedete adesso un attimo, Massimo Liberati col cappellino, responsabile pro per la federazione FKBMS. 20 anni per questo ragazzo. Arrivare a combattere Davide a 20 anni comunque contro atleti più titolati come Elbiari, e essere in questi palchi è qualcosa che tanti anni fa era veramente un sogno, ora è diventata realtà, e questo è importante ovviamente per la crescita del movimento e per la kickboxing italiana, ma proprio internazionale nel nostro paese. Stanno elencando tutte i titoli di Juad, tra questi soprattutto campione del mondo K1 nel 2010 e nel 2011 per la sigla WTK. Prima ripresa. Intanto credo che abbia un centimetro o due in più di, in altezza, no? Anche 5 centimetri in più. Sì. È sicuramente importante, l'inquadratura ci inganna, ma ve lo confermiamo, Casella è l'atleta che ha un l'allungo maggiore. Sta assaggiando la distanza Elbiari. E
il più giovane per il momento fa match d'attesa, cerca soltanto di proteggersi. Un gran movimento con le braccia che può diventare però pericoloso. Intanto scivola El Bieri e poi approfitta questo scatto felino col gancio. Fortissimo il montante ora, tentativo di montante di El Bieri. Un montante fintato, prova anche con l'ascia. Centrato però benissimo da Casella, incontrato con un gancio e l'1-2 nuovamente a segno. E ha mostrato in un secondo di che pasta è fatto Casella, di risposta. Con le ginocchia. Un colpo di braccia esplosivo è andato a segno sul volto di El Bieri. E prova ancora adesso ginocchia e destro. Per fortuna di El Bieri non è arrivato a segno. Sentiamo come vogliono proprio tenerlo a freno, quasi gli hanno detto stai là, stai calmo, stai fermo a Casella. Adesso poi si sbilancia, finisce a terra Gabriele Casella. Aveva cercato, non c'è conteggio. Ha cercato il gesto tecnico per spazzare la gamba di El Bieri. È pericolosissimo Casella sugli incroci, ma deve fare attenzione anche a El Bieri, perché il marocchino molto molto abile. Per un attimo a segno con questo tentativo di Aiki. Sì, poi rimane incagliato con il tallone sulla spalla di Casella. Comunque match difficile per Casella, perché sa dimostrare quanto mestiere ha El Bieri. Conosce tutti i trucchi del ring. È sicuramente molto esperto. Sentiamo invece come Paolo Liberati chiede a Casella solo colpi dritti. Sì, ovviamente deve sfruttare al massimo l'arma che madre natura ha. Centrato nuovamente El Bieri però da un bel diretto di Casella. Si dimostra ottimo incassatore il marocchino. Questi incroci spaventano. Questi scambi di incontro spaventano, perché possiamo notare tutta la velocità e la forza. È un primo round sostanzialmente equilibrato, però a mio parere i colpi migliori li ha portati Casella a segno, benché abbia lavorato con ottima intensità Juad El Bieri. I colpi che sono andati veramente a segno in maniera importante sono stati sicuramente i due diretti che ha portato Casella. Sì, la ripresa però a mio giudizio è in favore di El Bieri. Ed è comunque solo la prima, quindi chiaro, interessante vedere come si andrà a costruire ora il match. Sentiamo un attimo, vediamo, ecco, se andiamo a carpire anche l'angolo dei fratelli Liberati. Se mi senti va tutto bene, quindi come per dire, ascolta quello che ti diciamo, sappiamo noi cosa devi fare, e non a tutti i torti, perché l'esperienza di Casella contro un atleta come El Bieri sicuramente importante, ma non al pari. Chiaramente sommando invece quella dei fratelli Liberati, allora si va veramente su un altro livello. Prova con le gambe alti, sì, El Bieri. Arbitro dell'incontro l'internazionale Marco Pacor, abbiamo già visto nel corso dei precedenti match. Vogliono stoppare l'avanzata dei Juad per poi lavorare con i colpi d'incontro. Con il destro saltato, ma non trova il bersaglio e finisce carponi El Bieri. Adesso entra con questo middle kick e poi prova con questo calcio ad ascia, ma ad ascia. Difficile entrare nella guardia di un atleta così alto, tra l'altro, sì, con questo tipo di soluzione. Che altro. Scompone anche il marocchino. Riesce ad assorbire questo calcio alto Casella. Il destro, centrato bellissimo, ed è una cragnola ora di colpi
da parte da di El Bieri, sì, che poi Casella finisce a terra, si rialza all'istante, ma è ancora passivo El Bieri, nonostante lo vediate muoversi è ancora traballante, malfermo sulle sue gambe, deve ancora recuperare questo diretto destro e Casella dovrebbe cercare di approfittarne ora. Cerca di recuperare, ma in realtà in maniera attiva El Bieri, ma è ancora, come hai ben notato tu, leggermente in difficoltà, proprio centrato ora Casella, però da un bel gancio d'incontro, sì, d'incontro, ed sbilancia ora El Bieri. Sbilanciato ancora. Sì, trova il calcio di Casella. Il sì, un ottimo stop kick, un front kick che fa uso ovviamente del suo allungo. E sentiamo come stanno dicendo, lui Motti si butta su, quindi ti verrà incontro. Sai che fare, probabilmente hanno lavorato questo tipo di azione per far perdere pazienza a El Bieri e poi lavorare di incontro, in controtempo. Sanno che è un ottimo tempista, tra l'altro Casella, con il ginocchio vogliono un colpo o con il diretto dalla scuderia Liberati. Invece non è riuscito a trovare l'occasione giusta Casella sino a questo momento, poi subisce anche un destro parzialmente a segno di El Bieri. Continua a lavorare molto il marocchino, magari non è preciso ma dà tanta pressione. Poi finisce per l'ennesima volta a terra, sbilanciato. E quasi non trova più il suo angolo. E qui la fine di questo round. Un round, a mio parere, a favore di Casella, Davide. Siamo al terzo round. E qui credo proprio che ci dovrà essere da parte di El Bieri un cambio di marcia, perché l'ultimo round ha visto un Casella dominare la ripresa. Colpi più pesanti sono stati quelli messi a segno dall'atleta romano, benché Joad abbia mostrato un carattere veramente di ferro, è andato sempre avanti, non è riuscito a mio parere a portare colpi così validi, tali da vincere la ripresa. Comunque tra i due ci sono 13 anni di differenza, non sono pochi, però El Bieri fisicamente si presenta molto molto ben allenato, e qui e anche il ritmo, sì, che riesce a sostenere dimostra. Bellissimo, attenzione, calcio girato di Casella, esatto, e questo l'ha sentito. Adesso Casella sta cercando di mettere maggiore pressione, viene contato e giustamente, bravo arbitro, molto bravo l'arbitro. Guarda, posso dirti una cosa, il conteggio a mio parere in questo caso non era dovuto, siamo tra pro, non è caduto, sì. Lo so, però l'ha sentito, ok, ma potevano continuare. Tra l'altro, come ho visto, Juad nemmeno è stato dato il tempo di arrivare a 8 di riprendere, è stato rifatto combattere subito, quindi se lo conti poi conti, sì, fino è vero, all'8. A livello di regolamento hai ragione tu, però al momento con quell'atterramento lì in realtà però non è andato in terra, quindi questo è proprio il fatto che vado a contestare a questo conteggio. Sul calcio girato è andato in terra El Bieri, ma si è sbilanciato praticamente, è rialzato immediatamente, non c'è stata un'azione, sì, no, che si è stata un'azione immediatamente perché... ed era anche il pathos, l'azione, la vista agonistica di ognuno ti porta a reagire immediatamente, però sai, quando c'è un colpo proprio che ti segna forse è un conteggio diverso, no? In questo caso ad esempio vediamo come El Bieri, a mio parere, in questa fase un po' di esperienza forse sta recuperando alla grande. È chiaro che Casella in questo modo ha ipotecato saldamente il match, per carità, se lo merita, è giusto, il colpo c'era, è bellissimo e ha un peso. Tu dici lo ha ipotecato saldamente? Io credo di sì, con quel colpo sì, anche perché è un colpo risolutivo, credo che El Bieri abbia ora comunque più difficoltà a andare avanti, sta andando in maniera random con questi braccia, non vedo una strategia da parte del marocchino, lo vedo estremamente aggressivo, mentre Casella vedo come se abbia proprio un piano. Sono queste le cose che a me fanno ovviamente già un po' più impressione sul ring, quando vedo un carattere così indomito è un peccato che non abbia uno schema sul quale lavorare. In questo caso assolutamente sì, mentre Casella, che appare un po' a volte forse sornione, diciamo così, con questi front kick, però ecco, poi ti tira fuori il calcio dal cilindro, il colpo esplosivo come questo bellissimo high kick, nuovamente sulle gambe, e prova ancora con il diretto destro, nuovamente sulle gambe, ginocchiata a sinistra, a segno
ha incassato anche qui un colpo durissimo il Biari, è rimasto per un attimo fermo sul posto su questo high kick di Casella. Ora scivola però. È riuscito, sì, scivola, ma è stato anticipato da questo calcio frontale di Casella. Cassato dei colpi durissimi, nuovamente tentativo di calcio di Casella, nuovamente doppiato. Non fa un passo indietro. Bel finale Juad. Di ripresa per Casella. Assolutamente sì. Chiedono di insistere con calci frontali per bloccare l'avanzata di El Biari. Personalmente credo che sia una strategia valida per far perdere ovviamente anche la pazienza a questa atleta, però Casella ha mostrato di avere anche altri colpi nel repertorio, io quindi punterei anche su quelli. Alla fine siamo in una terza ripresa, la guardia comunque di El Biari è sempre più bassa, Casella potrebbe trarne un vantaggio a mio parere maggiore. Io credo che El Biari debba rivedere qualcosa a livello tecnico quando porta dei calci alti, perché spesso e volentieri si sbilancia molto, scivola e cade a terra. Credo che questo derivi anche dal ring, che probabilmente forse è anche un po' più scivoloso. Ricordiamo che siamo a fine praticamente serata, quindi questo ha un peso importante. Una grande prova da parte dei due atleti. Personalmente vedo la vittoria da parte di Casella. C'è anche un conteggio che ha avuto un peso nel corso del terzo round. Adesso lo vedremo. Io intanto ti ringrazio Fabrizio Spano per il commento tecnico. Andiamo a vedere il verdetto e poi restituiremo subito la linea. Io ringrazio tutti voi. E vince Casella. Quindi che batte El Biari. Grazie a voi tutti per averci seguito. Linea che torna alla regia. Ovviamente applauso anche al suo avversario.